parecchi incarichi, ha ricoperto molti incarichi, diciamo, prestigiosi, e tra cui liquidatore carica SRL dal giugno 2016. Quindi qua mi sembra che è tutto collegato. Allora, liquidatore carica, grandi alla scambiente, acera, però ritroviamo sempre le stesse persone, pare che sia molto, cioè sarà da approfondire un attimo questa questione. E sicuramente propongo di andare, almeno di mandare un delegato alla prossima assemblea dei soci della CEA e decidere magari di fare qualche proposta da presentare ai vari soci. Mi scevo io a stampare pure il modo con lei, signor Presidente, se lei eventualmente vuol fare una delega a qualcuno per andare al prossimo consiglio d'amministrazione della CEA e capire che cosa succede nella società. Io adesso qui non lo leggerò perché c'è il verbale, diciamo, del passato consiglio d'amministrazione, che sono quasi 900 pagine, quindi insomma è una cosettina un po' lunga, però mi sembra che siccome noi chiediamo l'acqua alla CEA, la CEA è vero che ci fa dei servizi. Poi vorrei approfondire il capitolato tecnico che già ora non è stato consegnato e mi ero riservato, diciamo, di andare nei prossimi giorni, andrò a indicare proprio questo capitolato tecnico per vedere nello specifico che cosa deve fare la CEA. Ma comunque da contratto nei primi 6 anni dall'accordo e dalla conversione stipulata dal Comune di Pascati e la CEA in 6 anni dovrebbe entrare a regime, ossia rifare la verifica rovinata, fare l'ampliamento dei nassoni e fare tutti quei servizi previsti che sono nel contratto fatto. Ecco un altro elemento che ci dà la possibilità eventualmente di uscire dalla CEA. Grazie.